Di nuovo insieme con Linea Diretta, le migliori risposte alle vostre domande. Ospite della puntata di oggi è il dottor Antonio Guida, odontoiatra, già più volte in passato ospite di Linea Diretta e della nostra emittente. La regia è di Natale Teci. Non le nascondo, scrive un telespettatore, che ho paura dell'intervento, di un intervento. Si deve sottoporre a un intervento, si chiede se sarà in grado di sopportarlo. A quello che ho capito è un intervento un po' di implantologia, e quindi della sostituzione di denti naturali con denti artificiali. Quanto tempo occorrerebbe per mettere gli impianti di tutta la bocca tra quando tolgo i denti e quando posso riavere i denti fissi, almeno provvisori? Mi sembra che l'aspetto temporale nelle domande dei nostri telespettatori sia quello prevalente, vale a dire, molti vorrebbero che evidentemente gli interventi avessero breve durata, si esaurissero in poco tempo e che il paziente riacquisisse le sue normali funzioni entro pochi mesi. Dunque, innanzitutto occorre fare una premessa, che al di là della domanda precisa e interessante posta, è fondamentale effettuare una corretta diagnosi, nel senso un completo studio dell'anatomia, uno studio sia diciamo della componente anatomica del paziente, sia della componente protesica, sia quindi di dove e come dobbiamo ripristinare questi denti, quindi c'è molto lavoro di analisi pretrattamento. Premesso ciò, in quelle che sono le situazioni in cui questo è ormai protocollare e raccomandato, nel giro di un paio d'ore è possibile effettuare le estrazioni di eventuali denti compromessi, se non ci sono infezioni o infiammazioni particolari, posizionare degli impianti attraverso delle guide chirurgiche e funzionalizzare, diciamo in gergo, quindi adattare al paziente un provvisorio precostruito con il quale il paziente, se viene la mattina, già all'ora di pranzo avrà diciamo un'alimentazione del tutto normale, potrà sorridere, potrà parlare senza particolari problemi. Quindi in casi selezionati, nell'arco di un'ora o nell'arco della mezza giornata. E ci sono quindi delle accortezze che devono rispettare anche i pazienti, perché molto spesso si dice che il migliore paziente è quello paziente, vale a dire colui che collabora evidentemente con il dentista e riesce a dargli la possibilità, gli strumenti, è chiaro, non materiali, ma strumenti a livello di informazione, a livello di vicinanza, di collaborazione per operare bene, mai fare i medici di se stessi, immagino. No, anche perché quando noi arriviamo a consigliare un qualcosa al paziente, a parte diciamo il nostro background culturale che si dà per scontato, visto che ci occupiamo di questo dal mattino alla sera. Esatto, il rispetto delle professionalità, che è molto importante. Molto importante. E che va coniugato a quelle che sono le specifiche esigenze del paziente, nel senso che ad esempio lavorando ad alto livello, quello che in passato veniva definito caso clinico tra virgolette, oggi si chiama sempre di più paziente, quindi stiamo personalizzando, come è giusto che sia, il piano di trattamento. Noi non dobbiamo riprodurre un trattamento standard in X bocche, ma dobbiamo capire non per quell'osso e quella gengiva, ma per quella persona in senso lato, qual è il miglior trattamento, considerando a 360 gradi tutti gli aspetti da valutare. E questa è una cosa che facciamo noi, ma la facciamo noi grazie agli elementi che il paziente ci mette a disposizione, per cui cerchiamo di entrare in sintonia, di dialogare per capire noi quale può essere il miglior trattamento per quel paziente in quel momento. Quindi il paziente a domanda rispondi, nel senso la domanda rivolta dal professionista e il paziente che deve rispondere, descrivendo senza avere timore di descrivere le proprie sensazioni, il proprio stato d'animo, in modo che sono tutti elementi che poi il professionista raccoglie per cercare di individuare anche il problema e di fare la diagnosi. Salve, sono Maria da Castiglione del Lago. Lavandomi i denti mi esce sempre molto sangue dalle gengive, mi sono guardata allo specchio, vedo che sono sempre molto arrossate. La signora è preoccupata, non ha un gran dolore, solo un leggero fastidio, però a quello che ci sembra di capire è un fastidio piuttosto continuativo. Quando ci si deve preoccupare se le gengive sanguinano? Chiede la signora. Se uso il colluttorio un giorno sì e un giorno no, sto meglio. Ma che cosa mi consiglia? La signora non vuole esagerare forse nell'uso del colluttorio. Devo farmi visitare se continua?
Assolutamente sì. Quindi, premesso che è consigliabile assolutamente farsi visitare, quello che ha riferito la signora sono sostanzialmente i sintomi di quella che è una gengivite. Quindi, se vogliamo, nulla di particolarmente grave, ma un qualcosa che è possibilmente propedeutico allo sviluppo di una malattia parodontale, vale a dire i problemi gengivali cominciano con infiammazione superficiale per poi approfondirsi nel tempo. Se noi riusciamo a bloccare per tempo quello che è il processo patologico, stoppando anche quella che è l'infiammazione gengivale superficiale, riusciamo molto bene a controllare anche quello che avviene a livello profondo, per cui senz'altro controllarsi, valutare con l'odontoiatra di riferimento, col parodontologo di riferimento, un piano di mantenimento periodico, valutare se c'è qualche situazione anatomica da correggere o da tenere sotto controllo, però in linea di massima, in caso di qualunque tipo di dubbio, meglio controllarsi. Meglio controllarsi. Sono una signora, si presenta la mamma di un bimbo di un anno, che ha appena messo i primi dentini di sotto, stanno spuntando tutti storti. Ci si mette anche nei panni di un genitore, insomma, di fronte a situazioni del genere, e quindi bisogna avere accortezza. Mi devo preoccupare, scrive la signora, a che età è consigliabile fare i primi controlli dal dentista? Dunque, i primi controlli dal dentista, diciamo mediamente intorno ai 4 anni d'età. Non c'è da preoccuparsi se appena spuntati i dentini sono un pochino storti, diciamo, è una cosa molto frequente, molto comune, ecco, quindi nulla di assolutamente preoccupante. Un consiglio che mi permetto di dare a questo: se ci si reca, diciamo, dal proprio dentista di riferimento per una visita di controllo, per far vivere al bambino in modo del tutto naturale da traumatico il contatto con il dentista, perché no, anche se non ne ha bisogno, portarlo con sé in maniera tale che qualora avesse bisogno di un intervento odontoiatrico vive comunque sia l'esperienza dell'ambiente odontoiatrico in modo del tutto naturale. Un altro piccolo suggerimento, certo, da dare alle mamme dei bambini piccoli è quello di mettere in mezzo ai giocattoli del bambino uno spazzolino da denti, perché poiché i bambini piccoli esplorano tutto con la bocca, mettono in bocca tutto, è stato fatto uno studio in cui si è visto che quei bambini che avevano tra i loro giocattoli uno spazzolino da denti e se lo portavano alla bocca, poi da adulti diventavano dei bambini con maggiore attenzione rispetto all'igiene orale. Perché probabilmente iniziano a familiarizzare anche con questo dispositivo, con lo spazzolino, con questo strumento a loro disposizione, ovviamente evitando di infilarselo in bocca, perché sì, possono esserci magari. Ecco. Maria Sofia d'Arezzo: mio padre soffre di cuore, ha dei denti che si muovono tanto e sanguinano spesso. Non li vuole togliere perché ha paura delle emorragie. Che cosa mi consiglia? Quindi è probabile che... Il consiglio è... Ha paura delle emorragie, quindi è probabile che il signore prenda dei farmaci fluidificanti del sangue. È molto... Quindi tipo cardioaspirina, immagino. Tipo cardioaspirina, e esistono diverse classi di farmaci fluidificanti del sangue, però di fronte alla cardiopatia il perfetto controllo igienico del cavo orale è fondamentale, e soppesando il rischio di un possibile sanguinamento post-operatorio, che è assolutamente controllabile e predicibile con delle opportune tecniche chirurgiche, e invece il rischio grave e severo che può dare il mantenere in bocca dei denti che creano una situazione tipo infiammatorio infettivo, diciamo, è di gran lunga consigliabile di avere un perfetto controllo igienico, tant'è che spesso i cardiologi inviano il paziente all'odontoiatra di riferimento magari in procinto di iniziare una terapia o di effettuare un intervento chirurgico per controllare che non ci siano focolai infiammatori o infettivi a livello del cavo orale. E ci sono anche, per esempio, persone che soffrono di malattie autoimmuni tipo la piastrinopenia,
che si trovano di fronte quasi allo stesso problema, perché evidentemente con meno piastrine il sangue ha maggiore difficoltà a coagularsi e questo potrebbe anche ostacolare un'eventuale operazione. Assolutamente, però ecco, la rischiosità di avere in bocca delle situazioni infiammatorie o infettive è molto superiore rispetto al possibile rischio di una piccola chirurgia orale comunque ben effettuata. E non è detto che occorra una chirurgia orale, perché talvolta con delle semplici manovre igieniche professionali è possibile tenere sotto controllo il problema. La situazione. Ecco, Valeria da Firenze, lavoro come hostess di volo, sono spesso fuori città, è un problema comune a molte hostess. Mi piacerebbe migliorare il mio sorriso, ma per me non sarebbe sicuramente possibile andare con regolarità dal dentista per motivi legati ai miei costanti spostamenti. Un giorno a Parigi, un giorno a Nuova Delhi, un giorno ad Amsterdam e un giorno a Mosca. Quindi praticamente, a quanto sembra, la signora poi fa anche itinerari intercontinentali. Esistono trattamenti che possano permettere di migliorare l'estetica dei miei denti anche senza tornare spesso dal dentista? Con questa domanda poi terminiamo il nostro appuntamento di oggi con Linea Diretta. Una volta accertato che non ci siano problemi particolari, se magari il problema è dovuto a un disallineamento dei denti, oggi ci sono delle tecniche che permettono, una volta effettuate con lo specialista in ortodonzia le analisi del caso, è possibile effettuare magari un riallineamento dei denti anche senza recarsi spesso dal dentista, con dei dispositivi rimovibili che possono essere tranquillamente utilizzati anche per chi magari ha esigenza durante il giorno di dover parlare e sorridere in maniera tale che magari il trattamento che sta effettuando sia anche discreto, non possa non essere visibile. Quindi diciamo, come dicevamo prima, insieme al paziente va trovata ogni volta la miglior soluzione al suo problema. Grazie al dottor Antonio Guida per aver partecipato a questa trasmissione, grazie a Natale Teci che ne ha permesso lo svolgimento. Grazie ai telespettatori che ci hanno seguito, arrivederci.